Argentina, bienvenido a la Blue Cofar. Respeto absoluto por el bienestar animal. Implementación de un modelo diferencial de producción para distinguir la calidad de sus carnes. Agricultura de precisión con un uso racional de los insumos, más la generación de biogás que contribuye a una óptima gestión de los efluentes, de modo de garantizar que la hacienda sea ambientalmente sustentable. Son las principales acciones que promovieron el crecimiento y desarrollo de la empresa italiana Beluco, perteneciente a una familia de agricultores y engordadores de ganado, famosa en la península ya que uno de sus jóvenes integrantes es el mayor influencer del agro nacional. Visitaremos hoy una granja modelo en la zona de Padua, región del Véneto, donde conoceremos a Marco Beluco, un verdadero personaje referente de la marca Deutz Fahr en las redes sociales de Italia. Bienvenidos, así comienza un nuevo capítulo internacional de Costumbres Rurales. La hacienda agrícola Beluco se sitúa en la comuna de Bobolenta, provincia de Padua, región de Véneto, al noreste de Italia. Suma ya la tercera generación de una misma familia, gestionando el engorde de 4.000 bovinos de carne y el cultivo de unas 500 hectáreas con maíz, soja y otros cereales destinados a la alimentación ganadera. Invirtieron además en la generación de energía a través de dos plantas de biogás, de 300 y 525 kilowatts, junto a una estación de fotovoltaica que aporta otros 100 kilowatts. Un 80% de esa energía se obtiene de purines y estiércol producidos por los animales, transformando lo que se consideraba residuo en un recurso económico. Una empresa que ha hecho del bienestar animal, la innovación tecnológica y el cuidado medioambiental un modelo de crecimiento responsable, puesto en práctica por dos jóvenes apasionados por la certificación de calidad del ternero producido con cereal. Allora, l'azienda agricola Beluco è nata nel 1962, all'epoca di mio nonno, quindi ha 60 anni di storia. Siamo qui adesso con la seconda e la terza generazione è qui presente in azienda. È un'azienda che si occupa di allevamento di bestiame, quindi ingrassiamo i bovini, facciamo carne rossa. Abbiamo anche una piccola parte di svezzamento dei vitelli. E sono il gestore della pagina Beluco Farm, che tra l'altro a livello italiano è una delle pagine più seguite nel mondo agri-influencer social. Io mi occupo della parte zootecnica, quindi seguo il bestiame. Sono laureato in scienze e tecnologie agrarie, quindi insomma ho potuto avere la fortuna e l'opportunità di studiare e avere anche toccare con mano quello che studiavo. Una formación profesional enriquecida con los conocimientos legados por su padre y su tío, que desde niño lo introdujeron al criadero, conviviendo con su primo en el despertar hacia la producción agropecuaria, hasta que obtuvieron voz para incidir en la orientación productiva de la granja. Decidieron entonces adherir a las regulaciones que establece un programa de producción de la región del Véneto, denominado Ternero al Cereal Calidad Certificada, creado por UNICARB, una asociación que reúne a los productores de esa zona. Noi siamo specializzati nella fase di ingrasso. Noi abbiamo circa 3.500 posti stalla per quanto riguarda i bovini pesanti, più 500 vitelli da latte, quindi 4.000 capi in tutto. I nostri animali sono alimentati con una razione a secco, quindi non usiamo insilati, non usiamo sottoprodotti, ma utilizziamo solo prodotti nobili di qualità, come ad esempio il mais, la soia estrusa, la farina di estrazione di soia, fieno e paglia come fibra. È un'integrazione di vitamine e minerali per supportare la crescita e diciamo è qualche carenza che ci potrebbe essere durante la fase di allevamento. Este modelo permite lograr crecimientos importantes, altos rendimientos en carnes claras y muy sabrosas, apreciadas por los consumidores, dándole al producto una marca identificatoria.
Es por ello que, a futuro, la familia tiene el proyecto de abrir su propia venta directa. Aprovechando la promoción y la publicidad que puede hacer a través de las diferentes redes sociales este gran influencer del agro italiano respecto de las características y bondades de una carne que es realmente diferencial y saludable. La nostra azienda punta molto sulla qualità della carne perché ci teniamo molto a questa cosa qui. Infatti abbiamo un tipo di alimentazione che richiede molta manodopera, però appunto poi i risultati alla fine si vedono. Il benessere animale è anche una delle cose che appunto ci teniamo molto. Infatti abbiamo tutte le stalle che sono ventilate, infatti d'estate si può benissimo stare all'interno che sembra di essere a casa con l'aria condizionata tipo, e allo stesso tempo d'inverno l'acqua che viene data agli animali è riscaldata a 25 gradi, quindi hanno sempre una temperatura, non bevono mai l'acqua ghiacciata. Para ostentar esta certificación de calidad, el vacuno debe ser alimentado con una ración que incluya mínimo 60% de cereales, cuya eficacia del umbral fue comprobada por investigaciones de Unicarve en más de 400 granjas. Se sabe que el ensilado de maíz es un alimento energético por el contenido de almidón, además de una fuente de fibra, pero su inclusión excesiva puede dar efectos contrarios en los tiempos de crecimiento y madurez comercial. ¿Consideran necesaria la fibra para salvaguardar el equilibrio nutricional del rumiante, por consiguiente, el bienestar animal que tanto persiguen, tomando para ello ciertas referencias como el parámetro químico NDF y recomendaciones de siempre verdes establecidas en la política común europea? Da qualche anno la COP ci sta richiedendo animali senza l'uso di antibiotico. E noi stiamo lavorando intensamente a questo progetto. Per far questo noi diamo molta importanza al benessere animale, perché voi pensate, sono animali che arrivano dal pascolo, quindi sono all'aperto, allo stato brado, arrivano qui, si trovano un ambiente completamente diverso, strutture diverse, un sistema alimentare diverso. Para ello, el foco está puesto en los primeros 30 a 40 días, contando con una estructura al aire libre que recrea el pastoreo, con mayor espacio y alimentos muy fibrosos. En particular, el valor FND de la ración debe ser superior al 25% de la sustancia seca y el contenido de partículas mayores a 2 milímetros no menos del 40%. El pliego de condiciones de crianza incluye una lista de alimentos positivos al tiempo que prohíbe el reingreso de grasas animales, recomendando métodos de distribución como el plato único y la utilización de carros Unifeed en lugares en donde el animal tenga un fácil acceso al comedero. Noi abbiamo due linee di allevamento. Abbiamo la linea francese, dove acquistiamo il brutar di 350-400 kg. Che ha circa 14 mesi di età, e in questo caso facciamo solo l'ultima fase di finissaggio. Praticamente facciamo i 6 mesi di ingrasso, mentre per quanto riguarda la linea italiana facciamo tutta la fase completa. Quindi acquistiamo il vitellino piccolo di 60 kg che ha circa 30 giorni di età. Lo svezziamo dopo 60-70 giorni. Dopo questo periodo viene avviato in altre strutture per altri 4-5 mesi e successivamente alla fase di ingrasso, dove per gli ultimi 6 mesi, diciamo. Las razas que engordan son Charolais, Aubrac, Salers, Belgian Blue y una pequeña parte dedicada al destete de terneros. Los principales mercados de referencia son el nacional y el francés, poniendo una especial atención sobre la calidad que demanda el consumidor italiano. Noi non usiamo né distillers né sottoprodotti, ma poche materie prime e di qualità eccellente. Questo per avere più vantaggi, uno più accrescimento. Quindi noi abbiamo accrescimenti medi di circa 1,7 kg al giorno nello Charolais e un accrescimento medio di 1,3 kg per quanto riguarda il vitellino nazionale.
Es tiempo de compartir la primera pausa en Costumbres Rurales. Al regreso, Marco Belucco nos relata su labor como agricultor en la hacienda y su misión, visión como influencer del agro. Segundo segmento de Costumbres Rurales en esta nueva producción internacional que nos sitúa en la zona de Padua, Italia, para conocer al mayor agroinfluencer de ese país. La hacienda Belucco Farm es reconocida en la península itálica como una de las mayores granjas de engorde de bovinos, siguiendo un protocolo de calidad regional y observando el bienestar animal. Ejemplares que comenzó los soja, maíz y heno en establos con sistemas de ventilación, donde se recogen los efluentes para destinarlos a la producción de energía limpia, complementado con agricultura precisa y sustentable. Esto es fruto de la pasión que demuestran, en especial, las nuevas generaciones de la familia Belucco, con el joven Marco a la vanguardia, quien se ha dedicado a ilustrar a través de las diferentes plataformas sociales cómo es la vida y el quehacer de un agricultor. Allora, io mi occupo di lavorare la terra, quindi sono addetto alla lavorazione terreno. Poi da qualche anno a questa parte, da circa 3-4 anni fa, è nata appunto anche il discorso social. È una cosa inaspettata che non si sapeva che arrivasse fino a questa importanza qua. Infatti ad oggi la cosa è diventata importante e è arrivato un secondo lavoro. Il lavoro nei social è iniziato 7-8 anni fa, quando ancora ero appunto, andavo a scuola, quindi ero proprio bambino. Venivo qui con il mio migliore amico. Avevamo quindi tutti e due la stessa passione per i mezzi agricoli soprattutto e facevamo le foto a quello che avevamo in azienda. Poi le cose sono sempre andate avanti, ho sempre tenuto la costanza fino a quando è nato il social Instagram. Da lì appunto ho provato a pubblicare anche lì qualche foto e la prima foto che ho pubblicato su Instagram ha preso tanti mi piace quanto mai in tutta la storia di Facebook quasi e da lì quindi ho visto che era il social del momento. Continuó así publicando más y más fotos hasta que nacieron las historias de Instagram, aunque en un principio no se encontraba muy convencido del poder de las mismas. Y fue cuando interrumpió esas difusiones que descubrió el interés que había despertado en miles de personas que le reclamaban que había desaparecido de las redes. E loro mi dicevano, Marco, ma che fine hai fatto? E gli ho detto, guarda, sono qui che sto lavorando, ma non sto facendo niente di interessante da farti vedere. E da me, a me non mi interessa fare vedere, non mi interessa vedere quello che stai facendo, ci basta un saluto da parte tua. Ok, allora inizierò a farlo tutti i giorni e dopo sempre di più ho iniziato un po' a mollarmi, a essere un po' più me stesso, fino appunto ad oggi che faccio di tutto di più, stravago in tutte le condizioni. Faccio vedere la vita lavorativa, un po' di svago, perché appunto alla gente gli piace vedere cosa faccio durante la mia giornata quotidiana. Marco Belucco suma actualmente 158.000 seguidores, algo que asegura era impensado cuando comenzó, lo que genera una inmensa satisfacción y a la vez un gran compromiso para sostener el interés de sus fans y continuar creciendo día a día. El perfil de sus fanáticos Instagramers abarca un rango etario muy amplio, de condiciones sociales muy diversas, pero podría enmarcar un segmento mayor entre los 25 y los 40 años, identificando en él tanto a hombres como a mujeres. Allora, l'obiettivo principale, vedendo come stanno andando le cose, spero di crescere sempre di più e di diventare appunto una figura importante nel social per il nostro lavoro, perché appunto mi piace parlare delle cose che appunto so, che provo con mano. E un messaggio importante è essere costanti su questa cosa qua, perché infatti tanti mi chiedono come faccio ad arrivare ai tuoi livelli. Costanza. Persistenza, non mollare mai, ovviamente con proprio stile, perché bisogna crearsi uno stile nei social.
di avere un qualcosa che gli altri non hanno. Allora sei unico, allora attiri la gente. Marco es responsable de la producción agrícola en la hacienda Beluco, pues es la actividad que más le atrae y porque además se dice un apasionado por los tractores, cualidad que de la mano de su perfil en las redes sociales le ha permitido lograr un acuerdo de colaboración con el mayor fabricante europeo de esos equipos, el grupo SDF. La marca Deutz-Fahr eligió a este influencer como promotor de las unidades que produce y obtuvo un resultado excelente, ya que realmente se ha puesto de moda en toda Italia, pues él se muestra cada día trabajando en el campo sobre uno de esos tractores. La mia opinione sui trattori Deutz-Fahr è che sono molto versatili, hanno moltissimo motore, non hanno paura di tirare. Quando è ora di tirare fuori i cavalli, li tirano fuori, quindi su campo ti vai molto bene e anche su strada. Cioè, come il trattore che ho alle spalle, il 9340, sembra grande, ma alla fine quando hai preso un po' di domestichezza, anche su strada lo usi tranquillamente. Ed è bello perché appunto sei in strada, hai un trattore potente e quando è ora di accelerare, il trattore va. No, non ti dici di no. Su canal de Instagram es seguido por mucho público especializado. Marco se ha profesionalizado en la labor de difusión sobre la realidad en la vida de los agricultores y la tecnología que hoy aplica la producción agropecuaria. Le ayuda la información que genera su primo en la cría y engorde de animales, junto a un programa que busca elevar el índice de conversión, pero en base a un esquema diferencial de alimentación que otorga mejor sabor a la carne. En su labor agrícola-ganadera miden la huella de carbono, pues otra consigna de este consorcio regional es la reducción de las emisiones. Con animales que van a faena por encima de los 600 kilos, dependiendo de su raza y los mercados a los que vayan destinados. Una cosa muy importante, como productores de carne bovina, noi ci teniamo all'ambiente e vogliamo produrre una carne sempre più green, sempre più verde, quindi a basse emissioni di CO2. Per far questo, diciamo, bisogna lavorare su diversi fronti. Ecco che il benessere animale ti consente di allevare animali più sani, quindi con meno antibiotici, con meno risorse, e questo si riflette positivamente sull'ambiente. Dall'altra parte, il consumatore è sempre più attento ai prodotti che acquista e vuole avere la certezza che quello che arriva sulle tavole è stato prodotto in maniera efficiente e, diciamo, in maniera green. Para ello es vital la transmisión de información al consumidor a través de las redes que maneja su influencer y abriendo las puertas del establecimiento a visitas guiadas para que los compradores conozcan in situ las condiciones de producción de los animales con total transparencia, atentos a las exigencias de la Unión Europea para promover una sana convivencia campo-ciudad. Una misión que fue bien valorada por el gerente del grupo italiano SDF de tractores, que llegó 3 años atrás a esta hacienda para conocer al simpático personaje de las redes y sumar un apoyo a su labor introduciendo alta tecnología para la mecanización agrícola. Hanno appunto scelto di collaborare con la nostra azienda a livello social, farle vedere appunto i loro trattori, i loro punti di forza. E abbiamo iniziato questa cosa qui, abbiamo fatto una prova di 2 anni e adesso abbiamo già rinnovato il contratto per altri anni. E la cosa è figa, perché partire così da niente, arrivare che la Deutz-Fahr, un'azienda internazionale, si punta su di te, è una cosa bella, cioè una cosa importante, insomma, vuol dire che le cose non si scherza, insomma, ecco. Gli direi di prendere un Deutz-Fahr perché appunto, come lo sto provando io tutti i giorni, è un trattore che va bene con tutto. Cioè, lo puoi usare per fare qualsiasi cosa ed è piacevole da guidare e da usare. Quando sei lì sopra stai bene, no, sei proprio tranquillo. No, non ti stanca, vorresti avere tanti più ettari per andare avanti ad usarlo.
Es tiempo de compartir una nueva pausa en Costumbres Rurales. Al regreso vamos a dialogar con otro usuario de los tractores Deutz Fahr, abocado en este caso al trabajo vial y el transporte en Italia. Tramo final de Costumbres Rurales. Continuamos nuestro contacto en el noreste de Italia con usuarios de los tractores que produce el grupo SDF de dicho país. Nos situamos ahora en la localidad de Fossò, provincia de Venecia, región del Véneto, para dialogar con el titular de FAI, una empresa de construcción y transportes que realizan diversos trabajos en carreteras para obras viales, mantenimiento y nivelaciones, lo que genera una alta demanda de maquinarias con elevadas prestaciones y en altos rangos de potencia. En el segmento de impulsores para los diferentes equipos de arrastre eligieron los tractores de la marca Deutz Fahr, destacando fundamentalmente como sus principales virtudes la versatilidad, facilidad de operación y economía de combustible. La nostra azienda è partita negli anni 80, principalmente faceva costruzioni, poi nel corso del tempo abbiamo deciso di spostarsi sul movimento terra, il settore asfalti e costruzioni stradali. Poi da 5-6 anni a questa parte abbiamo deciso di implementare le nostre flotte con dei trattori. La scelta dei trattori è stata una scelta vincente, piuttosto di prendere le solite semoventi abbiamo deciso di prendere dei trattori che sono mezzi molto più versatili, puoi attaccare qualsiasi attrezzo e riesci a fare il lavoro molto più velocemente e anche per quanto riguarda gli spostamenti su strada sono molto più versatili, non serve caricarli sui soliti carrelloni e quindi raggiungi velocemente i cantieri. Poi abbiamo visto anche in termini di consumo di carburante di mezzi molto più performanti e consumando quasi la metà di altri mezzi semoventi. La empresa dispone varios modelos de la marca, destacando la unidad de la serie 6 Agrotron, turboalimentados, que disponen de Common Rail. El freno motor hidráulico, cuando está activado, desacelera el tractor sin sobrecargar los frenos. Cuenta con cabina de seguridad MaxiVision, confort superior y la suspensión neumática. Una transmisión TTV continua variable de infinitas velocidades, preparados para la conexión interfaz ISOBAS con diferentes aperos. Son modelos producidos en la planta de Lauingen, al sur de Alemania, una de las más modernas en su tipo. Noi impieghiamo i nostri trattori per molteplici lavori, quali lo spianamento, gli attacchiamo le livelle al posto del dozer, fresiamo le rocce, i terreni per preparare il fondo alle strade, li utilizziamo per fare le stabilizzazioni o a calce o cemento in base al terreno, se più argilloso o sabbioso. Li impieghiamo per asciugare dei fossati da riscavare e poi anche per il trasporto, ormai con le velocità che raggiungono i trattori abbiamo visto che li possiamo impiegare tranquillamente sia sul trasporto di materiale che di macchinari. FAI dispone de 3 unidades de la marca Deutz Fahr. El modelo 5125, que tiene una potencia de 125 caballos. Le sigue el 6230 con 230 caballos de fuerza. Y el modelo mayor, denominado 9340, con 340 caballos. Y remarcan las 3 virtudes por las que eligieron esta marca: versatilidad, consumo y confort. Per quanto riguarda le manutenzioni e il servizio, abbiamo visto un'ottima risposta anche in caso di piccoli problemi. I vari concessionari sono intervenuti tempestivamente e quindi siamo molto contenti. Noi abbiamo scelto principalmente i trattori per fare lavori sui cantieri. Per quanto riguarda il nostro territorio, ci spostiamo dalla pura pianura alla montagna, che facciamo parecchi lavori anche là con le frese, manteniamo le rocce, e quindi ci spostiamo un po' dappertutto, sia montagna che pianura.
Nada más por hoy, solo nos resta agradecer al Grupo SDF, a la gente de Deutz-Fahr por facilitarnos este viaje al corazón de Italia para conocer este simpático personaje, este influencer del agro italiano. A ustedes, gracias por acompañarnos en una nueva emisión de Costumbres Rurales. Será hasta la próxima semana.